La famiglia vive della promessa d'amore e di fedeltà che l'uomo e la donna si fanno l'un l'altra, una promessa che comporta l'impegno di accogliere e di educare i figli, come pure il prendersi cura dei genitori anziani e l'apertura nei confronti del bene comune. Una famiglia che si chiude in se stessa, spiega Francesco nella sua catechesi, è come una contraddizione, una mortificazione della promessa che l'ha fatta nascere e la fa vivere. Non dimenticare mai l'identità della famiglia, sempre è una promessa che si allarga a tutta la famiglia e anche a tutta l'umanità. E se nel nostro tempo l'onore della fedeltà alla promessa della vita familiare appare molto indebolito per esercitare un malinteso diritto ad esercitare la propria soddisfazione in nome del principio di libertà, il Papa fa notare che fedeltà e libertà non si oppongono l'una all'altra, ma si sostengono a vicenda. L'amore è libero, la promessa della famiglia è libera e questa è la bellezza. La fedeltà alle promesse, l'onore alla parola data rappresentano un vero capolavoro di umanità, prosegue Francesco, un vero miracolo dell'anima che non si possono comprare o vendere e ricorda quello che accadeva nel passato quando si faceva un accordo. Una streccia di mano era sufficiente perché c'era la fedeltà alle promesse. Anche questo, che è un fatto sociale, ha origine nella famiglia, nella stretta di mano tra l'uomo e la donna, per andare avanti insieme tutta la vita. Francesco si esprime con forza e chiarezza. È necessario sottrarre alla clandestinità il quotidiano miracolo di milioni di uomini e donne che rigenerano il suo fondamento familiare, del quale ogni società vive. È necessario restituire onore sociale alla fedeltà dell'amore. Restituire onore sociale alla fedeltà dell'amore.